un po' di presentazione, lei è Vanessa e il pubblico che ti trovi di fronte sono un po' gli insegnanti della nostra scuola, un po' gli insegnanti della nostra scuola allargata, nel senso della primaria che è insieme a noi, qualche insegnante che non è della nostra scuola proprio e poi i nostri ex colleghi, i nostri pensionati che ancora lavorano qua con noi e qualche genitore e Lisa che è un'ex genitrice, quindi diciamo così la comunità scolastica allargata. Io ti do il benvenuto anche qua. Tutto il giorno mi guida lo faccio qui in qualità per la prima volta ufficiale di neopresidente dell'associazione Amici della Dormilani, che è un'associazione nata prevalentemente dagli ex insegnanti e da alcuni genitori e ha come obiettivi e mission, diciamo, associativa quella di mantenere in vita alcune attività della scuola, ma non solo, di creare per quanto ci si possa riuscire un collegamento stretto con il territorio e con l'ambizione di poter aprire la scuola al territorio e viceversa e far recepire dal territorio quelle che sono le iniziative culturali e non della scuola. E ringraziamo Paolo Cortigiani come al solito perché comunque in qualità di prete, io dico preside, ma perché sono vecchia, in realtà tu sei già rettore del Compito Colombo e dirigente scolastico dell'istituto onnicomprensivo Compito Colombo Dormilani Colombo. Dico questa cosa perché un po' c'entra, no? con l'evoluzione anche della tua indagine storica, perché insomma il fatto di aver creato accorpamenti ha fatto un po' perdere in alcune situazioni il contatto vero di quella che è la comunità fatta da tutte le sue soggettività. E questo non sta accadendo qui, anche per il lavoro di tutti gli insegnanti e del dirigente, siamo contenti e grazie di essere ancora tra noi. Io ho conosciuto Vanessa facendo tutt'altra cosa, nel senso che io ho conosciuto Vanessa a Sant'Anna di Stazzema, dove lei stava presentando un documentario che aveva fatto per Rai Storia, immagino, tra i tre, sulla strage di Sant'Anna. E mi ricordo che mi aveva moltissimo colpito, nel senso che lei lì era storica, documentarista, ma c'era un, non so come dire, c'era una partecipazione che mi aveva molto colpito, c'era una partecipazione di, peraltro poi anche dell'intera comunità, era stato molto affascinante questo incontro. E per cui quando poi è uscito la lettera sovversiva mi sono detta, ok, guarda, un tema mio caro, e quindi ho comprato il libro, poi quando è uscito anche Piccola Città, ho letto Piccola Città ed è stato buffo quello che oggi raccontava Luisa, che diceva, racconta di cose che un po' ti ci ritrovi. Io sono del 72 e come te e leggevo anch'io le edizioni dalla parte delle bambine e avevo dei genitori che non facevano parte di Democrazia Proletaria ma facevano parte dell'Autonomia Operaia, per cui insomma in qualche modo mi sono sentita risuonare dentro delle cose. Quando abbiamo letto la lettera sovversiva, l'ho ovviamente poi condivisa con i nostri colleghi e ci siamo detti, beh, sarebbe bello, intanto l'abbiamo regalato a Mara Carotta, giusto? A
Samara Carocci, che ci aveva un po' aiutato nell'ultima. Noi viviamo di, diciamo così, di proroghe di progetto, nel senso che siamo dei sopravvissuti alla Moratti e al taglio delle sperimentazioni, con questa sperimentazione che riusciamo a, come dire, con le unghie e con i denti a tenerci, ogni 8 anni entriamo in questo calderone del rinnovo e a ogni tornata, diciamo così, rischiamo di, e questo insomma ci permette di essere qui e di continuare a fare tutta una serie di cose. Quindi l'avevamo regalato a Mara Carocci, l'avevo condiviso con i colleghi, e condiviso perché in qualche modo la nostra scuola si chiama Don Milani e si chiama Don Milani proprio non perché ci siamo ritrovati in questo nome, ma perché in qualche modo ce lo siamo scelti, e dico appositamente ce lo siamo scelti, nel senso che io non c'ero, probabilmente non c'erano tanti dei colleghi che oggi sono qui, però è una scelta che in qualche modo insomma rimane una scelta condivisa. Nasce questa scuola diciamo così, erano una serie di classi differenziali che a un certo punto su un progetto appunto sperimentale eccetera decidono di staccarsi dalla loro vecchia scuola e diventare scuola autonoma sperimentale a sé, intitolata Don Milani. E Don Milani ci in qualche modo insomma ci accompagna fino all'anno scorso, quando in occasione del 3 ottobre, la giornata del migrante, abbiamo deciso di mettere, non so se hai visto fuori dalla nostra scuola, c'è quel bel cartellone che un tempo aveva anche tutte delle striscioline firmate da ciascuno di noi, insomma ciascuno di noi si era aveva firmato con nome e cognome, sottoscritto un po' quella frase che ci sembra in qualche modo, come dire, raccontare bene quello che siamo. Quindi per noi Don Milani è identità, è nome, identità, patrimonio, una tradizione ed è anche attualità, tanta attualità. A me ha colpito molto nel libro, ed era una delle cose che mi ha colpito, la ricostruzione storica, con tutte queste fonti, una mia collega l'ha definita una carta geografica 1-1. Bello. Bello. Sì, una carta geografica 1-1. E dall'altra però, appunto, ti volevo poi provare così a concentrarci sull'attualità di Don Milani, nel senso che perché arrivare del 2017, mi sembra, il libro a scrivere una cosa su questo libro, La lettera sovversiva, devo dire che il sottotitolo mi piace ancora di più, Il potere delle parole, e quindi questa era, è un po', ti lascerei la parola su questo. Sei una dei nostri ospiti, nel senso che abbiamo avuto ospiti, abbiamo avuto diversi ospiti, c'è stato Martinelli, c'è stato Baldacci da poco, ora ci sei tu, insomma l'idea è quella di continuare a mantenere un po' il dibattito vivo sulla scuola, insomma, anche in una condizione, una congiuntura storica di questo genere. No, allora intanto grazie all'invitata, io lo dicevo stamattina, per me la lettera sovversiva è proprio, cioè se questo è un pezzo della mia vita, questo è un pezzo del mio cuore, nel senso che è un libro a cui tengo tantissimo, sono felicissima di continuare a parlarne anche dopo, a volte no, è come insomma esce il secondo libro, quindi parli di quello e te abbandoni invece il primo, invece sono molto felice di tornare a parlare di questo libro, perché poi questo è un libro che in realtà appunto racconta la mia idea, quella di raccontare la storia culturale di un libro. Mi piaceva l'idea di raccontare come questa lettera a una professoressa in realtà fosse il precipitato di una storia che nasceva dalla Costituzione e arrivava nel 1967 alla resa dei conti, no? Una resa dei conti rispetto appunto al dettato costituzionale da un lato, la riforma del 63 dall'altro, che era appunto il termine di confronto
con il quale 2000 anni i ragazzi di Barbiana avevano intenzione di misurarsi quando appunto iniziarono a scrivere la lettera alla professoressa. Però appunto non c'era soltanto la storia, in qualche modo il divertimento anche intellettuale di fare un libro su un libro, no? Che è comunque un genere per chi come me è appassionato di storia della cultura. Insomma, effettivamente appunto è bellissima questa definizione di una mappa geografica 1-1, perché è proprio questo, cioè come fare una cartografia delle cose che ti hanno appassionato nella vita, appunto, e che vanno da Mario Lodi a Gianni Rodari, al movimento di liberazione iniziativa, ai dibattiti sulla scuola degli anni 50, fino ad arrivare appunto a 2000 anni, mettendoli in relazione, perché poi appunto se c'è una caratteristica invece della storiografia su 2000 anni è che è in qualche modo molto concentrata su di lui, un po' perché lui lo faceva credere, no? Lui sosteneva di non avere, in tutti i libri di 2000 anni non c'è una nota, lui non citava mai, lui faceva tutto a mente, lui era proprio il pierino del dottore, cioè aveva tutta quella roba, ce l'aveva in testa per, come dire, un po' per DNA, per patrimonio culturale, un po' perché era veramente appunto geniale e quindi riusciva a scrivere un libro come se fosse il primo, come disse una volta Don Balducci, era come se fosse il primo a dire le cose, no? E questa cosa la faceva anche un po' incavolare, perché appunto dice, cavolo, Balducci dice, io mi sono andato pure in carcere per l'obiezione di coscienza, poi esce l'obbedienza non è più una virtù e tutti parlano solo di quello, come disse Rodari. Quando ci lascia una professoressa, noi sono 20 anni, non è PC che ragioniamo su queste cose, poi esce l'altra una professoressa, ha scritto un prete, e tutti a parlare di quello, no? Però entrambi, Balducci e Rodari, riconoscevano poi il fatto che il punto era, e su questo poi torno, insomma, era come era stato scritto, no? Quello che era stato scritto. Quindi da un lato c'è appunto l'aspetto di storica della cultura, che ovviamente ha trovato in lettera una professoressa proprio un oggetto di studio entusiasmante, veramente. Dall'altro, poi c'è un'altra questione, io questo libro l'ho scritto dopo aver letto un libro per me molto importante che si chiama La Repubblica dei Matti, che è la biografia di Franco Basaglia, scritta da uno storico inglese che si chiama John Foote, l'ha pubblicato Feltrinelli. Perché è per me importante? Perché John Foote per la prima volta prende, diciamo, la storia di un intellettuale come Basaglia e la smonta facendo vedere come la rivoluzione basagliana non sarebbe stata possibile se non ci fosse stato un concorso di responsabilità e di crescita civile e democratica di tanti, no? Da un lato gli amministratori provinciali che dal 65 aprivano i manicomi e si rendevano conto di quello che c'era dentro, quello che viene chiamato il disgelo costituzionale, che grazie all'arrivo di appunto politici del centro-sinistra che per la prima volta governano nel paese dopo il centrismo democristiano più terrificante e il movimento culturale appunto, no? Quindi Foote che faceva? Prendeva Basaglia e diceva non esiste il genio isolato nella storia, esiste sempre una collettività di esseri umani che concorre e poi trova appunto un portavoce in qualche modo. E così 2000 anni, io volevo appunto togliere 2000 anni dal piedistallo in cui era stato messo nel bene e nel male e dire ma lo stesso 2000 anni non sarebbe stato possibile se negli stessi anni Mario Lodi non fosse andato a trovarlo e non gli avesse detto la devi smettere di trattare i tuoi studenti da cretini e probabilmente puoi pensare di fare con loro delle cose come per esempio la scrittura collettiva, 2000 anni dice non ci penso e esce fuori la professoressa. E però riconosce questa cosa, uno scambio di lettere bellissimo tra Don Milani e Mario Lodi, no? Su effettivamente abbiamo capito il senso della scrittura collettiva. E chiaramente il trattarli da cretini era un modo di dire, perché sappiamo tutti che Don Milani era piuttosto brusco, insomma, no? E non è che si tirava indietro di fronte a uno scapaccione. Dall'altro lato c'è appunto la questione dell'attualità. L'attualità che è era l'anno che precedeva l'anniversario della pubblicazione di Lettera a una professoressa e della morte di Don Milani, ovvero il 2017. Sui giornali iniziavano a uscire articoli, io avevo già pensato ovviamente di lavorare al libro, ma iniziano a uscire articoli che attaccavano frontalmente la figura di Don Milani. Già lo faceva da qualche anno Paola Mastropola con i suoi libri, che nella scuola spiegata il mio cane o tutto gli amo il disturbo.
gruppo aveva in qualche modo impostato culturalmente la questione dell'antinominalismo. A me quello che mi colpiva del discorso di Paola Mastropola è che era un discorso ideologicamente molto, come dire, molto definito, storiograficamente per niente fondato, ma molto, molto apprezzato da quelli che si autopercepivano come insegnanti democratici. Io avevo un sacco di amiche un po' più grandi di me, ma insomma insegnanti di scuola appunto democratiche, che leggevano i libri della Mastropola e dicevano: ma quanto c'è ragione la Mastropola, a noi non ci considerano nessuno, ci hanno tolto il ruolo di intellettuali, ci hanno levato tutto e qua non ci ascoltano più, belli tempi della scuola dove noi venivamo considerati. Quindi quella che si Bauman definisce la retropia, no? Quella che cioè il rimpianto di un'età dell'oro della scuola, senza però mai raccontare dove era questa età dell'oro. Come dire, un richiamo a un passato nel quale gli insegnanti venivano trattati meglio da tutti i punti di vista, senza però mai dire quando era stato quel passato. Ovviamente per una storica è una sfida, come dire, un attimo, cioè che te lo smonto il discorso, perché semplicemente leggendo tutti i diari scolastici, banalmente, prendiamo soltanto l'Italia Unita come terreno di indagine, diciamo, dalla fine dell'Ottocento in poi è una sequela di lamentele di insegnanti che dicono: a scuola ci trattano male, ci pagano poco, non ci considerano, che vabbè. E ma questo è semplicemente, come dire, il gioco sulla lamentela. Dopodiché il punto è invece più serio, no? Ed è quello lì di quello che veramente rimpiangeva la nostra scuola. Che cosa rimpiangeva veramente? Lei rimpiangeva una scuola classista, cioè una scuola dove i ragazzi che entravano in classe non avevano bisogno dell'insegnante. È la famosa scuola che cura i sani e respinge i malati, una scuola nella quale appunto l'insegnante non doveva sforzarsi perché di fronte aveva ragazzini che non parlavano italiano e come dire, non avevano in casa nessuno che potesse trasmettere loro, no, un minimo di interesse verso la cultura, quella che appunto faceva dire a Tullio, a un compagno di classe di Tullio De Mauro, bambino a Napoli: ma tanto tu a te i compiti te li fa tua madre, no? E De Mauro si arrabbiava terribilmente perché a lui i compiti me li faceva la madre, ma poi da grande ha detto: vabbè, ma io non avevo bisogno che i compiti me li facesse mia madre, io tornavo a casa e come dire, l'aria che respiravo era fare i compiti, no? Rispetto ai miei compagni di classe. Quindi questo attacco verso Don Milani che poi si unisce in modo veramente meschino all'attacco a Tullio De Mauro, quando il 2 gennaio del 2017 Tullio De Mauro muore un mese dopo Galli della Loggia, sulla prima pagina del Corriere della Sera, dice che lo sfacelo della scuola italiana è colpa di Don Milani e Tullio De Mauro. A questo punto il Pantheon per me diventava sempre più chiaro, e sia questo però non Galli della Loggia, ma sempre Mastropola ci metteva il terzo termine, la terza causa del disastro della scuola italiana, che infatti sarà l'oggetto del mio prossimo libro perché voglio arrivare in fondo a questa cosa, è Gianni Rodari. Cioè la scuola italiana è persa per colpa, lo sappiamo tutti, no? Di Don Milani, Tullio De Mauro e Gianni Rodari, perché se no senza di loro staremmo proprio in una scuola perfetta, appunto, no? Dove probabilmente ancora le differenziali esisterebbero, le classi appunto, e magari appunto, insomma, e tante altre cose non ci sarebbero mai state. Quindi l'attualità era sempre più stringente, insomma, i motivi per cui io stavo scrivendo questo libro mi si facevano sempre più chiari e più nitidi. E però appunto, ripeto, la necessità non era, perché la cosa che più a me colpiva, ancora oggi, e veramente da quando è uscito il libro io ho fatto una quantità di presentazioni nelle scuole, così era che poi alla fine lo scontro vero non era con l'insegnante conservatore classico, che è almeno, cioè quantomeno Galli della Loggia e chi la prende per buono è da un'altra parte rispetto a me, da tutti i punti di vista, abbiamo due visioni della scuola diverse. Abbiamo appunto una visione di una scuola gentiliana contro una visione di una scuola appunto democratica, da un lato una visione di una scuola dove
la grande falla è stata la riforma delle medie del 63, perché ci voleva una scuola appunto che separasse, no? Chi faceva la scuola, le medie con latino e chi invece faceva l'avvenimento, cioè il grande nemico è la scuola di massa. Però questo tipo di contrapposizione è facilmente riconoscibile, è una dialettica legittima che ci porta a mettere su due posizioni politiche e culturali completamente diverse, ma ben venga la differenza. Quello che non si riusciva veramente per me, che diventava proprio un tormento, era invece in qualche modo l'ostilità e il conflitto rispetto invece a tanti appunto insegnanti democratici, progressisti, che invece appunto da posizione mastropoliana in realtà che cosa nascondevano nei fatti? Nascondevano nei fatti appunto un rimpianto non ben identificato verso una scuola del passato dove appunto l'insegnante faceva il suo mestiere, come dice Mastropoliana molto chiaramente, l'insegnante spiega, lo studente studia. E così insomma, no? Ed è risolto. Ora questo sappiamo benissimo che in una scuola come dire, sempre più complessa, sempre più attraversata da questioni sociali, anche se estremamente complesse, da nuova e vecchia, cioè da nuova immigrazione, da una crisi anche economica per cui insomma che porta le famiglie anche a vivere in situazioni magari fino a qualche anno fa impensabili, beh, questa scuola non è una scuola che può, come dire, chiudere porte e finestre e dire quello che succede qua dentro non ha nessuna relazione con quello che succede fuori. E come mi faceva notare Cesare Moreno, perché poi questo discorso normalmente finisce con appunto l'insegnante che dice ah no, però la selezione serve, la selezione, la bocciatura, chiamiamola selezione, ma in realtà si dice bocciatura, la bocciatura serve perché nell'obbligo scolastico, lo scolastico lo sappiamo benissimo, finisce a 16 anni, serve perché in questo modo sono proprio i più deboli che tuteliamo, perché in realtà normalmente sono le persone, diciamo, che vengono dalle famiglie anche più benestanti, che nel biennio delle superiori invece hanno uno scarso rendimento scolastico. Questa cosa intanto nasconde uno sguardo esclusivamente tarato sul liceo, cioè come se la scuola fosse solo il liceo. Non si prende nessuna considerazione la possibilità che ci si possa interessare minimamente di indirizzi che non sono quelli del liceo classico e scientifico, diciamo, nella migliore delle ipotesi, primo. E quindi il problema della selezione, della selezione scolastica, della bocciatura nel primo piano delle superiori invece è un problema che riguarda moltissimo tutti gli ordini di studio. E seconda cosa, si tende a identificare con una logica assolutamente ormai veramente inattuale il disagio con il disagio socio-economico. Ora, io sono stata appunto, ho fatto delle cose insieme a Cesare Moreno, che è quello che ha fondato a Napoli i Maestri di Strada. Secondo me loro sono tra i più bravi in Italia proprio in assoluto, loro lavorano nei quartieri più disagiati di Napoli, sanno benissimo che cos'è la miseria culturale e materiale e quali sono le ricadute di questa miseria nella scuola. Ce l'hanno proprio chiaro, penso, più di tutti noi. Eppure è stato Cesare a dirmi, guarda però, questa non devi fare, mi disse, non devi fare come Marco Rossi Doria, quando era sottosegretario, che ha fatto tutto un documento sulla dispersione scolastica ricalcando proprio la lettera a una professoressa, come se noi oggi potessimo usare le stesse categorie milaniane. Perché oggi, se noi affrontiamo il discorso in questo modo, siamo destinati ad essere smentiti, perché non è lì, certo. Ma detto, prendi lì tipo Mori, quei ragazzi che in Giappone si chiudono in casa, prendi appunto, come dire, le difficoltà e le sofferenze, l'umiliazione e l'incapacità di relazioni che hanno tantissimi ragazzi nel biennio che portano poi alla bocciatura. Quella roba lì non ha niente a che fare con le, come dire, con i disagi, no? Socio-economici. Allora bisogna stare attenti e capire a che cosa ci serve oggi Pompiani.
e così chiudo almeno questa prima parte di intervento. Che cosa ci insegna Dorminali? Appunto, Dorminali non ci insegna meccanicamente a dire esistono i ricchi e esistono i poveri, esiste una distinzione, come diceva Bourdieu, di capitale culturale e di capitale sociale, e che queste cose ovviamente hanno ricaduta nella vita scolastica. Questo ormai dovremmo darlo per scontato e tenerlo in considerazione. Io tutte le volte che entro in una classe chiedo ai ragazzi quanto tempo ci mettono per arrivare a scuola. Quanto tempo ci mettono se vengono da una periferia, se vengono da una campagna, se ci mettono un'ora o 10 minuti. Ecco, e io poi domando sempre, ma i vostri insegnanti questa cosa la valutano poi quando devono, come dire, valutare i vostri compiti? Ovviamente alcuni dicono sì, alcuni dicono no. Questo forse da 2000 anni possiamo prenderlo pari pari, perché abbiamo tanti ragazzi che ci mettono 5 minuti per arrivare a scuola e altri che ci mettono un'ora e mezzo. E quel tempo bisogna valutarlo, bisogna tenerlo in considerazione nella valutazione scolastica, no? Questo, come dire, possiamo prenderlo per analogia e usarlo. Ma poi appunto Don Milani ci dice che per esempio appunto i sussidiari manuali scolastici sono fatti come dire, tenendo in considerazione una cultura che non c'entra niente con quella dei ragazzi. Questo dobbiamo tenerlo in considerazione. Boh, in qualche modo anche questo possiamo tenerlo in considerazione, perché effettivamente molti manuali scolastici sono ben fatti, altri sono assolutamente quindi da prendere e smontare completamente, no? Ma anche questo è un tipo di valutazione che poi magari sul quale potremmo entrare. Però appunto Don Milani non ci insegna come dire, il merito delle questioni, ma ci insegna il metodo. E il metodo qual è? Il metodo, essendo lui poi, no? Don Milani, quindi essendo, come dire, un prete, è desunto in modo molto lineare dal Vangelo, cioè viene direttamente dalla parabola, diciamo, del cieco sanato, per cui quando Cristo ridà la vista al cieco e poi dice adesso andate e fate come me, lui non dice ai suoi discepoli adesso andate e fate miracoli, lo sa che i miracoli li fa solo lui, no? Cioè Don Milani quando dice andate e fate come me, ovviamente non dite rifondate una scuola come quella di Barbiana. Che cosa dice appunto Gesù Cristo e Don Milani? Dice andate e fate come a me significa ridate legittimità, reinserite chi non vedeva all'interno della comunità, reinserite il bocciato all'interno della polis. Questa è l'unica cosa che, come dire, si può prendere come lezione in qualche modo eterna, no? Cioè prendere chi sta ai margini, e chi sta ai margini non sta ai margini soltanto per questioni materiali, ma sta ai margini anche per questioni appunto emotive, relazionali e via dicendo, e riportano all'interno della comunità. In questo caso la comunità è la scuola, che come diceva prima Sara è una comunità autoeducante, è una comunità di apprendimento nella quale si devono stare insieme genitori, insegnanti e anche ragazzi, perché poi quello, infatti peccato che non ci sono i ragazzi, perché quello che diceva appunto, cioè in fondo la lettera a una professoressa l'hanno scritto i ragazzi di Barbiana, e a me ha molto colpito, e con questo chiudo una volta che ho conosciuto uno psichiatra torinese che è stato insomma uno dei motori della chiusura dei manicomi a Torino, e lui mi ha insegnato questo motto zapatista, imparato appunto, molto bello, che è niente su di noi senza di noi. Cioè non esiste la possibilità di fare un discorso su qualcuno senza coinvolgere quel qualcuno su cui si fa il discorso. Allora appunto la comunità autoeducante è una comunità dove stanno gli insegnanti, i genitori e i ragazzi. Insomma, questo, e questo secondo me Don Milani ce lo racconta con estrema chiarezza ed è la sua più grande utilità oggi. Certo è una fatica, è una fatica insomma, però allora se no la chiamiamoci appunto in un altro modo, insomma, sì, il tuo percorso volentieri rispetto al libro, no? Certo, sì, nel senso non sei insegnante, no. Da dove nasce questo interesse così forte per la scuola, per l'educazione? Questo interesse, allora, questo libro ha degli aspetti anche in qualche modo autobiografici, perché
Io sono nella mia famiglia la prima che ha preso una laurea. Mia nonna era una contadina, ha fatto la seconda elementare, mia madre era figlia non sua, lei, insomma, la nonna contadina era la madre di mio padre, la madre di mia madre lavava i panni nella lavanderia del grande albergo, era emigrata dall'Abruzzo in Maremma. Mia madre ha fatto l'istituto professionale, ma poi non ha continuato a studiare, mio padre ha fatto geometri, poi non ha fatto l'università, per motivi che poi ci stanno questo altro libro, che è diventato Roinomane, ma quella è un'altra storia. E io, però, invece, io sono la prima che ha fatto, appunto, che è arrivata a un dottorato. Perché in tre generazioni una, come dire, una storia plurisecolare di blocco sociale si è sbloccata della scuola. Grazie alla scuola, grazie alle trasformazioni della società, grazie appunto, io proprio parto da quello, alla Costituzione Repubblicana. E, insomma, per me quello è il momento di partenza e se volete, insomma, ve lo leggo perché non è chiaramente, cioè, una cosa che tengo molto perché è proprio l'omaggio a Tullio De Mauro che era morto mentre io appunto stavo terminando di scrivere il libro. Il libro inizia così: c'è una cosa che mi commuove e che ho imparato dalla storia linguistica dell'Italia Unita di Tullio De Mauro. Alla fine della stesura della Costituzione, Pietro Pancrazzi, critico letterario e collaboratore della letteratura italiana della Ricciardi, viene incaricato di rivedere stilisticamente il testo della carta. Pancrazzi suggerisce che all'articolo 3, Pancrazzi suggerisce che all'articolo 3 si metta un congiuntivo: rimuovere gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana. Ma i costituenti ribadiscono il valore assoluto e morale dell'indicativo. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Gli ostacoli ci sono, eccoli lì, si vedono, non sono eventuali. Per questo serve l'indicativo. La Costituzione è un testo all'indicativo, indica i problemi del paese, indica gli strumenti giuridici per rimuoverli. Ovviamente, appunto, questo è l'incipit, è l'esordio, ma è appunto quella cosa che guida, no? La nostra è una Costituzione progressiva, è una parola progressivo, cioè il fatto che adesso noi abbiamo gli ostacoli, ma da qui ai prossimi 20 anni la società assomiglierà a questa Costituzione, no? E quindi lavoriamo in questo senso. Quindi è chiaro che è, come dire, questa cosa, no? Che poi porta appunto i destini a cambiare. Io ho molto amato L'amica geniale, devo dire, da questo punto di vista lo trovo un libro bellissimo che proprio racconta di come l'emancipazione di una persona passa attraverso la scuola. Però per la Elena, la protagonista dell'Amica geniale, lei è un'eccezione. No, lei è l'unica che da Rione va, sì, lei e poi insomma un altro, ma perché era figlio di ricchi, che vanno a fare poi il liceo e poi va alla normale, a Pisa. Io non sono stata l'unica, da un punto di vista generazionale la scuola per me è stata proprio, cioè per tanti come me, è stata un fattore di emancipazione, di comunque di differenziazione rispetto a da dove venivamo. Poi, appunto, non si tratta qui di ascensore sociale, si tratta appunto di possibilità di scelta, che è ben diverso. Cioè la scuola ci ha dato la possibilità di scegliere che cosa fare, a prescindere da chi erano i nostri genitori, e ha dato a tutti la stessa possibilità. Quindi è come se avessi avuto un debito in qualche modo da salvare, da saldare, mio autobiografico. E poi l'osservazione, vedendo la scuola delle mie figlie, invece appunto di quello che era diventata la scuola adesso, cioè che cosa era diventata. Da un lato una scuola sicuramente appunto migliore della scuola di un tempo, dove per esempio io ho appunto una bambina dislessica, mia figlia, vengono riconosciute per legge delle tutele che prima non erano riconosciute, no? Questo insomma voglio dire è un passo in avanti. Dall'altro lato, però, invece,
la lamentela verso questo tipo di tutele, il discorso del fatto che queste tutele sono un eccesso di burocrazia, che molti fanno finta per, come dire, come una sorta di reazione, come, sapete che esiste, no? Cioè esiste l'espressione eccesso di democrazia. A me la espressione eccesso di democrazia mi fa venire la pelle d'oca, perché è come dire eccesso di felicità, eccesso di, che ne so, bel tempo, eccesso di buoni rapporti. Cioè la democrazia è un valore, no? Positivo. Cioè l'eccesso di democrazia non esiste, per come la vedo io, ovviamente poi si può non essere d'accordo. Allora appunto è questo, perché da un lato, cioè io, la scuola per me è stata proprio una cosa incredibile. Dall'altro, oggi i frutti più maturi di quel percorso che io vedo, sono costantemente messi in discussione da chi li scambia per appunto eccesso di democrazia, per chi passa tutto il tempo a qualche cosa a lamentarsi, no? di questa cosa. E quindi così insomma, questi sono i motivi per cui poi ho scritto questo libro. Questa ricerca. Volevo intervenire a proposito dei libri di cui parlavi della Mastrocola. Io ne ho letti due. Il primo è quello che hai citato, mi sembra, La scuola spiegata a mio cane. E poi più recentemente ho letto Una barca nel bosco. Però quello non è sulla scuola. Sì, sì, sì. Questo effettivamente parte da un bambino, un ragazzino che è proprio, diciamo, dal punto di vista sociale in difficoltà. E che ha voglia di fare il liceo e fa una fatica ad andarlo, eccetera, e dice delle cose su cui mi trovo d'accordo, che non sono quelle che hai detto tu prima, che riferisco forse all'altro libro. Cioè, che c'è questa aspettativa di qualcosa di nuovo, questo è un ragazzino che riusciva bene nelle medie, diciamo, appunto, iscriversi al liceo con, diciamo, i genitori che non erano d'accordo, però si sono fidati dell'insegnante e l'hanno andato. E si sarebbe aspettato qualche cosa di assolutamente di nuovo, e invece lì a me ha fatto ridere, perché ho visto delle cose che abbiamo poche noi, due settimane di accoglienza, come ti chiami, come non ti chiami, giochini, insomma, si aspettava qualche cosa di diverso. E questo però socialmente non veniva da chissà che famiglia. Quindi, secondo me, a volte può succedere che tenendo, come io sono convinta, giustamente si faccia una scuola, guardando quelli che stanno peggio e non quelli che stanno meglio, però c'è anche il rischio a volte di, anzi, ho l'impressione di abbassare molto, no? Molto l'asticella, e che quindi anche chi ha delle aspettative. Io non ho letto questo libro, quindi non so, non posso parlare. Io l'ho trovato orribile, perché c'è proprio traspare comunque anche lì l'ideologia della Mastrocolpo, perché c'è proprio la visione della scuola. Sì, classista, sì, no, il punto è che la risolve anche con questa cosa, questo finale un po'. Il punto è che ben venga l'abbassamento, se significa attraversare scuola a tutti. Nel senso che bisogna dire che cosa noi chiediamo alla scuola. E alla scuola chiediamo appunto la formazione di persone preparate, ma soprattutto di cittadini preparati, cioè non di individui preparati, ma di cittadini, persone che sanno stare insieme preparate. Io ho fatto un liceo classico durissimo, eravamo in 30 e siamo arrivati in 15. Io sono stata l'unica che ha preso 60 con l'anno della mobilità, dopo di me c'erano 42. La mia professoressa del ginnasio, democratica, di sinistra, compagna, leggeva tutti così, entrava in classe, leggeva ad alta voce i temi, quello migliore e quello peggiore. Il mio era sempre il migliore, quello di Valentina era sempre il peggiore. E io ovviamente ero lusingata da questa cosa, perché io ero prima della classe, e peraltro io ero la perfetta allieva della Mastrocola, perfetta, perché venivo da una famiglia povera, mio padre non voleva che io facessi il liceo, peraltro si faceva pure eroina, non voleva che io facessi il liceo, quindi non ci potete immaginare, io l'ho fatto, ho preso 60, l'unica. Pensate come è contenta la nostra scuola di tutto questo. Però il punto qual è? Il punto è che io e i miei compagni di classe, loro mi odiano. Io li odio.
Siamo stati in classe 5 anni insieme e soltanto perché esiste Facebook, sappiamo chi è vivo e chi non c'è più. Ora, io forse darei in cambio, diciamo, di 5 anni di vita passati con un gruppo di esseri umani con i quali riesco ad avere una relazione, prenderei il 54, ma ne avevo 36, insomma, quindi direi il mio voto. E allora, cioè, veramente, che cosa... E poi queste persone, poi dopo, appunto, umanamente, socialmente, come sono? Quanto rancore si crea? Quanta umiliazione si crea nella scuola che poi tira fuori personaggi che ci vediamo intorno? No, allora noi la scuola la facciamo per me, perché è come se, come dire, tutto un percorso, tutto un quinquennio di studi fosse tutto fatto soltanto per me, no? Oppure la facciamo un po' per tutti. Io vorrei che appunto, cioè, questo fosse l'elemento di riflessione, seppure, e poi non è detto che quello, perché anche questo non Milano ci insegna, quello bravo, per come fanno a annoiarsi, prendendosi cura di quelli meno bravi? Se tu sei più bravo della classe, giustamente ti annoi perché tu ci metti uno a imparare una cosa e i tuoi compagni di classe ci mettono 10, io l'insegnante ti prendo e ti dico vabbè, allora adesso mi aiuti, no? Perché questo è il senso, come dire, di Barbiana, lì tutti facevano scuola e quello più bravo insegnava a quelli meno bravi. Questo a me sembra, come dire, appunto un'educazione civica costante, senza bisogno di manuale, e però anche un apprendimento costante. Anche io peraltro sono una, insomma, assolutamente convinta che le discipline vadano, ma anche non Milani era convinto di questo, cioè nel senso che, no, quando la nostra scuola dice a Barbiana non si studiavano le materie, non è vero, ci sono delle pagine, insomma, in cui è evidente che l'attenzione è tutta rivolta all'apprendimento di alcune cose. Però poi, secondo me, i costi-benefici sono incommensurabili, insomma, no? Rispetto a questa cosa. Boh, insomma, poi io forse mi accalo troppo, però io non la supporto. Mi sembra il più grande blef, diciamo, degli ultimi. Poi forse bisogna anche dirsi cosa vuol dire alzare l'asticella, perché a me sembra che educare alla convivenza sia avere un'asticella. No, sì, sì, figurati, no, per me è altissimo. No, non è che se dai 60 pagine hai l'asticella qua, se ne dai 70 ce l'hai là. Forse, come dire, alzare l'asticella, perché educare alla convivenza è molto difficile, molto difficile per i ragazzi imparare questo. Quindi mi sembra che l'asticella sia molto alta quando questo è l'obiettivo, più alta che se si danno 70 pagine, 80 pagine, 90 pagine, secondo me. Sì, certo. No, però appunto poi c'è sempre il rischio, si dice allora però è la scuola del divertimento, no? È la scuola di due settimane di introduzione, è la scuola in cui... Non è che non vuol dire non studiare. Però esiste questa cosa, perché io mi rendo soprattutto conto adesso che studio Rodari. Cioè, purtroppo io devo dire che un rodarismo deteriore esiste, cioè esiste l'idea che appunto, come dire, si possa risolvere tutto all'interno di una dimensione superficialmente buona, no? In cui è così. Però, perché qui si perde però secondo me il senso profondo delle operazioni, cioè quando appunto Rodari scrive il suo manuale di istruzioni per gli insegnanti, lo intitola La grammatica della fantasia, non La fantasia al potere. Cioè la grammatica significa, ci sono delle regole precise, grammaticali, con le quali si può lavorare dentro una scuola in modo che l'apprendimento non sia stare con il ginocchio sui ceci, ma appunto, no, così. Però sono delle regole che vanno seguite, quindi insomma io penso che l'antidoto migliore per resistere a questo tipo di critica, che a volte è anche legittima se non è fatta in termini ideologici, in termini, come dire, di osservazione, è di riuscire a avere un metodo fatto bene, in serio e in, come si dice, incontestabile.
Ma noi ce ne siamo anche accorti, perché facevamo, mi pare, qualche anno fa, 2 settimane, no, se non sbaglio, di accoglienza, e l'abbiamo ridotta. Adesso, per stare su questo certo tema, che è piccolo, voglio dire. Certo. Perché i bambini, adesso questo, 2 anni, facciamo una, non lo so, i bambini stessi che arrivano in prima media con una forte spinta, la novità. Certo. No? Ma quando è che cominciamo? Certo, certo. Lo chiedono, effettivamente la chiedono. Sì, però qui è l'insegnante, sì, già, anche qui è l'insegnante che fa la differenza. Volevo chiederti una riflessione che mi viene in mente adesso. Cioè, da un lato c'è una costruzione mediatica abbastanza forte di questa offesa al corpo insegnante, no? Nel senso che i casi poi sono pochi, ma vengono molto enfatizzati, i genitori che picchiano l'insegnante, no? E quindi sembra proprio, penserei che io sia una complottista, lo stavo dicendo, ma invece no, mi interessa la costruzione del discorso e come circola, no? Quindi da un lato questo mi sembra un po' strumentale a un discorso, no? di sguardo al passato, questo passato che non sa dove fosse, di rispetto per l'insegnante. Però dico, ecco, perché i media insistono così tanto su questo aspetto, no? Dei genitori che... Dall'altro è vero che effettivamente con le ultime riforme della scuola c'è stata una proletarizzazione dei docenti prima della scuola, c'è stata una proletarizzazione di tutti, di tutti, però come dire, capisco che poi... Mi ricordo, guadagno io, insomma. No, ma certo, no, per dire che effettivamente un insegnante che dice, cioè che poi si ancora, no, questo discorso mediatico, per dire che effettivamente c'è stata una svalutazione completa del ruolo educativo, del ruolo di cura, del ruolo di insegnamento, cioè tutti i ruoli legati alla cura, insomma, in qualche modo. Però dall'altra parte mi chiedo, ma perché invece i media continuano a fare questo discorso? Beh, ma molto banalmente perché sono conservatori. Cioè, allora non so trovare una definizione più semplice, nel senso che c'è un attacco, cioè proprio c'è quello che una femminista americana chiama il backlash, cioè la reazione, no? C'è la reazione a tutte quelle conquiste minime democratiche che si sono raggiunte rispetto appunto a delle cose, lo dicevamo anche stamattina, cioè sembra che dopo che appunto è arrivato ad una legge di civiltà non può tornare indietro. Franco Basaglia disse quando forse arriverà un giorno in cui riapriranno i manicomi, ma questo non significa che questa cosa non è successa una volta e non può risuccedere un'altra, no? Allora il punto è capire che questo discorso sui genitori che maltrattano gli insegnanti è proprio... non mi ricordo ora, ci stavo pensando, insomma, avevo letto qualcosa che lì proprio lo quantificava, questo tipo di episodi, che sono veramente pochissimi, ma si parla solo di questi, ovviamente. Però, sempre per citare il mio amatissimo Rodari, c'è un pezzo, un suo articolo sul giornale, non mi ricordo se è sul Paese Sera, che tipo negli anni 70 fa proprio tutto un ragionamento sugli articoli di giornale nei quali si parla dei genitori che maltrattano gli insegnanti, pari, proprio pari. Questo perché dall'approvazione dei decreti delegati in poi i genitori nella scuola sono comunque una cosa che dà fastidio. Ora io capisco che a volte diano veramente siamo fastidiosi, insomma, per prima persona, e credo che i gruppi WhatsApp dei genitori andrebbero aboliti per legge, ma questo però purtroppo viene confuso poi dall'opinione comune come allora fuori i genitori dalla scuola, no? È il problema che fuori i genitori dalla scuola significa poi anche fuori gli studenti dal discorso sulla scuola, significa la scuola è una cosa che riguarda solo i professori, e guardate che negli ultimi anni è stato questo. Tanto è vero che la buona scuola, che se ne può pensare, insomma, però ha avuto il merito di mettere alla luce come il discorso sulla scuola fosse diventato esclusivamente un discorso sugli insegnanti, neanche sull'insegnamento, sugli insegnanti. Noi negli ultimi anni abbiamo sentito parlare di scuola soltanto in relazione allo status pubblico degli insegnanti. Non c'è stato un ragionamento
che non fosse diciamo su appunto sulla dispersione, sulla didattica, soprattutto quella bufera sulle competenze, come se le competenze fossero l'inizio e la fine della distruzione dell'apprendimento scolastico, no? Io credo che questo ci deve molto a riflettere, cioè che ci sia invece in questo senso una riappropriazione proprio nel discorso pubblico, cioè una volontà di rendere la scuola uno spazio dove esclusiva è pertinenza degli insegnanti, dove nessun altro può ammettere, però significa ritornare, cioè significa appunto ritornare indietro, significa ritornare a quello che Albino Bernardini in una cattedralata descriveva perfettamente, una scuola nella quale appunto i genitori non sapevano niente, anche perché questa roba poi è chiaro che diventa una cosa classista, perché è chiaro che il genitore che ha gli strumenti si occuperà sempre della scuola, il genitore che non ha strumenti non ci metterà mai piede da nessun punto di vista, neanche del gruppo WhatsApp, insomma, no? Che comunque nel male è un, come dire, un ingresso, insomma. Così, nel mondo della scuola. Ma io mi rilascio l'ultima tua frase, credo che il gruppo WhatsApp sia un gruppo veramente negativo, sia un grande male, perché penso che il sistema di comunicazione debba venire attraverso una triangolazione continua, senza fare ideologie, ma no, sono d'accordo, io l'ho detto. Tra famiglia, scuola e ragazzo. E sempre tutti i terroristi. Mi ha colpito molto un'altra frase che hai detto, è che la scuola nei prossimi anni tenderà sempre più alla Costituzione. La scuola del 47 diceva nei prossimi anni tenderemo sempre più alla Costituzione. Cosa che non ci siamo ancora arrivati adesso. Esatto. Però ci siamo andati, però ci siamo avvicinati molto negli anni. Non credo che gli ultimi dati poi riportati anche da altri fonti attestino la sicurezza della confermazione. Credo che siamo sopra ancora a percentuali, forse l'ultima scuola europea, se non ho errato, rispetto al successo scolastico rapportato alla dinamica socio-economica. Credo che siamo l'ultima scuola europea. No, allora ci sono due ordini di discorso diversi. Io ho detto che nel 1947 la Costituzione prometteva che la scuola le avrebbe sempre più assomigliato. E dal 47 agli anni 80 c'è stato un progressivo avanzamento del sistema scolastico che per, come dire, anche con delle accelerazioni e con dei momenti di incertezza e cose così ha continuato a come dire, ad andare avanti anche grazie al fatto che ci si investivano soldi nella scuola, anche magari lo si faceva soltanto per fini elettorali, però insomma è andata così e di questa cosa io ho beneficiato. Dagli anni 80 in poi effettivamente si è fermato il moto continuo, diciamo, però è anche vero che non ha smesso completamente di andare avanti, tant'è vero che dagli anni 80 ad oggi sono state, come dire, messe a punto ulteriori migliorie all'interno della scuola, come per esempio la tutela dei ragazzi dei DSA, che questo è, dalla posizione delle differenziali in poi, come ci racconta questa scuola, un grande passo di civiltà, insomma, no? Questo sono d'accordo, okay. Sono stati anche tanti passi indietro. E poi ci sono stati tanti passi indietro. Se vediamo il tempo pieno, è scomparso dalla scuola. Benissimo, e poi assolutamente. Perché ci sono stati passi indietro? Io credo che tanti passi indietro sono stati fatti, forse in questo non sono stati chiari, perché ci si è preoccupati sempre di più, diciamo, dello status pubblico, in qualche modo il discorso pubblico sulla scuola è sempre più stato concentrato sull'insegnante e sempre meno sulla scuola. Questo a partire dalla riforma Berlinguer in poi. Perché? Anche su questo ci si potrebbe, chiaramente io qua non l'ho fatto perché poi mi sono fermata prima, però adesso ho curato Registro di classe, che è il libro di Sandro Novi, uscito nel 99, che abbiamo ripubblicato adesso con Minimum Fax. E io effettivamente rileggendolo adesso mi rendo conto che quello è proprio un libro, uno spartiacque, che viene scritto nel 99, no? Lui muore subito dopo, giovanissimo. Lui lo scrive mentre c'è Berlinguer ministro. Quel libro racconta la delusione di un insegnante di fronte al primo ministro comunista della storia della Repubblica, dal quale si aspetta tanto e che non fa esattamente, no? Quello che aveva sperato lui. Da quel momento in poi, però, quello che è successo dentro la scuola è veramente stato sempre di più questo sarebbe interessante studiarlo, io devo dire non l'ho fatto,
però c'è stato proprio un arroccamento, un isolamento del ragionamento dell'insegnante più sulla sua professione che non sul sistema scuola. In realtà però gli insegnanti non sono stati coinvolti in questo, cioè io penso che ci sia stato un discorso politico, certo, sugli, eventualmente sugli insegnanti, ma ancora di più. In questo mi viene molto in mente quel, diciamo, l'incontro che abbiamo fatto con Baldacci in qualche modo, cioè si è passati, cioè c'è stata una, come dire, la scuola ha dovuto aderire in qualche modo, ha aderito a, come dire, al neoliberismo e all'idea neoliberista, per cui ha aderito completamente a certi meccanismi che sono stati quelli della meritocrazia per gli insegnanti e per gli alunni, che sono stati quelli del, come dire, del costruire un'idea imprenditoriale, no? Della scuola, del risultato. Questo però nella scuola dell'obbligo, eccetera. Nella scuola dell'obbligo questo, quanto ha inciso? Beh, insomma, voglio dire, immagina che... In che termini? In che termini? No, insomma. Nei termini della vita scolastica è stato reintrodotto il voto in numeri elementari. Sì, no, questo c'è, questo assolutamente, certo, quindi questo è terrificante, il numero di ore in meno e via dicendo. Però il lavoro dell'insegnante in classe alle elementari, secondo voi, cioè secondo me ora. È verissimo questo discorso che le riforme negli ultimi da Gelmini e Moratti, insomma, così, Berlinguer, Renzi, ci sono tantissime questioni, come dire, che andrebbero messe in campo, ma appunto a me sembra che si è però parlato pochissimo del sistema scuola nel suo complesso, perché anche un po' secondo me il discorso sul neoliberismo ha un po' in qualche modo è servito come una spiegazione di tante persistenze invece, cioè di cose che stavano lì da ben prima che esistesse il neoliberismo, cioè c'erano delle cose che non erano mai state risolte in Sicilia a tempo pieno, non è che l'hanno tolto, non c'è mai stato, cioè, e appunto gli insegnanti, cioè ci sono stati insegnanti che hanno transitato negli anni 70 e negli anni 80 senza aver mai neanche preso in considerazione queste cose qua. Allora, secondo me, cioè, c'è stato un doppio attacco, da un lato sicuramente la ristrutturazione economica, appunto, così di vista, però dall'altro invece finalmente la rivincita di chi era sempre stato lì a guardare, aspettando il momento che passasse il cadavere del nemico, e finalmente questo cadavere del nemico è passato, il nemico era la scuola in pratica. Niente da fare, cioè c'era proprio da quando appunto Vassalli nel 92 attaccò lettera a una professoressa come un esempio di appunto datato di analisi della società, a Russo in segmenti e bastoncini che appunto rimpiangeva la scuola di un tempo, così insomma io penso che ci sia questa doppia questione, che sarebbe troppo semplice risolvere col fatto prima andava tutto bene, poi è arrivato il neoliberismo. No, certe cose andavano bene, certe cose stavano ancora lì e non riuscivano a sbloccarsi, e adesso invece stanno ritornando prepotentemente alla riscossa, ferite aperte e mai rimarginate in tutta la storia della Repubblica. Cioè, poi chiaramente capisco, insomma, che è un discorso che meriterebbe maggiore attenzione e approfondimento, però poi alla fine io quello che faccio nel libro è proprio questo, è la ricerca di quello che nella scuola è cambiato e quello che è rimasto sempre uguale. Per cui per esempio l'uso della bocciatura all'interno della scuola dell'obbligo non è che la gente boccia la scuola dell'obbligo per il neoliberismo, boccia perché finalmente può ribocciare, perché culturalmente si può ribocciare alla scuola dell'obbligo. Sì, io volevo un attimo ricollegarmi a quello che hai detto alla fine del tuo intervento, quando dicevi di riprodurre il bocciato nella comunità, no? Perché questa
grazie mille, perché tutte le cose che stai dicendo mi stanno facendo pensare molto e anche risuonare con altre cose. E un paio di settimane fa sono andata a una riunione con una collega perché ci stiamo un po' occupando di tutti gli alunni nuovi arrivati che arrivano magari da paesi lontani e arrivano in corso d'anno, comunque un po' sfasati di età. E siamo andati a parlare con un gruppo di antropologi per vedere un po' come potevamo strutturare una specie di test d'ingresso per capire qualcosa del loro percorso scolastico. E alla fine siamo stati lì un'ora e mezza e siamo uscite spiazzate pensando che abbiamo sbagliato tutto, dobbiamo riprendere la cosa da un altro punto di vista, perché queste persone ci dicevano giustamente: ma voi volete fare il test? Ma in realtà a una persona che già arriva da un altro pianeta praticamente, viene nella scuola, tu gli fai un test e gli rinforzi la cosa e lui qui non c'entra niente, cioè che tutto quello che tu gli chiedi di fare probabilmente lui non lo sa fare e che quindi già non è in un paese nuovo, non parla la lingua, viene in un posto in cui è obbligato ad andare e non ha nulla a che vedere con questo posto qui. E quindi ci dicevano invece, provate a pensare più nella complessità di proporre tutta una serie di cose per agganciarli su quello che sanno fare, cioè per passare un messaggio: tu qui hai qualcosa, cioè c'entri qualcosa con noi. Veniamo e partiamo da lì, no? E questa cosa qui mi ha fatto molto pensare, perché poi in realtà funziona per gli alunni di recente inserimento, ma io ho sempre di più l'impressione che nelle nostre classi ci sia un sacco di ragazze e ragazzi che pensano di non c'entrare molto, no? Cioè di non avere poi molto a che fare con quello che si fa a scuola, o di non essere capaci, di non... E quindi niente, secondo me era molto quello di interessante, no? Quello che dicevi, sia per gli alunni app che per un sacco di ragazzi, un po' che forse la sfida per noi adesso sarebbe quella di far passare un messaggio: tu qui c'entri e c'entra quello che sai e quello che sai fare, anche se non è leggere 10 pagine di storia e dircene, e sapere, collocare tutti i fatti alla perfezione, però in qualche modo c'è qualcosa, no? Che ci lega, per cui va bene se rimani qua, anzi, hai un po' far concedere un'esperienza di successo, no? Anche piccola, però che possa veramente trattenere le persone. Questo a me sembra sacrosanto, no? Però ecco, a che serve la storia? Almeno serve a sapere che questa cosa è già successa. No, nel senso che quando, questo lo dico per dire, quando appunto nel 63 viene fatta la riforma delle medie, che succede? Succede che gli insegnanti che insegnavano alle medie, quelle, la scuola media, quindi non l'avviamento, si trovano improvvisamente con classi formate da tanti stranieri. Gli stranieri erano quelli che venivano da quelle che erano prima le classi destinate all'avviamento, quelli erano come se fossero stranieri, erano proprio persone che entravano in classe ed era l'insegnante che non capiva che cosa ci facessero lì, anche se venivano dalla stessa città magari, no? Però era proprio un senso di estraneità totale e definitivo. Tant'è vero che molti insegnanti si trovavano nella condizione di dire: ma io non lo so come si fa a insegnare l'italiano a questi qua. Perché si era sempre insegnato l'italiano a persone che comunque l'italiano lo parlavano correttamente. Perché venivano dal sud. Non c'è bisogno che venissero dal sud, bastava che venissero da un quartiere di Genova popolare, però prima andavano all'avviamento e l'insegnante della media che insegnava nella scuola con latino non aveva mai visti quelli alle medie, no? Quindi era proprio un senso di estraneità reciproco. Tant'è vero che Adele Corradi, che è un'insegnante che lavora tutta la vita con Don Milani, perché è barbariana? Perché dice: io volevo capire come si faceva a insegnare la lingua a quelli che la lingua non ce l'avevano. Guarda, è bella questa espressione, la lingua non ce l'avevano, ma erano ragazzi toscani, no? Non erano ragazzi che venivano dall'Albania, dalla Nigeria, non so
dove. Quindi il problema, cioè il possesso della lingua è un problema eterno per la scuola, è una sfida di sempre ed è una sfida, ed è appunto una sfida che si può risolvere o appunto col test d'ingresso, la selezione, il voto, la bocciatura, oppure col farsi la domanda che ti sei giustamente fatta te, cioè come si fa? Certo è difficilissimo, però non mi sembra che ci siano alternative, no? No, no, certo, di quello. Grazie, certo, però ci vuole immaginazione, no? Se no veramente si riproduce sempre come appunto come raccontano le inchieste sociologiche degli anni 60, le vestali della classe media su le insegnanti, si riproduce la scuola che hai fatto. Questa discussione qua mi fa venire un aspetto. Secondo me su questo c'è stata una metamorfosi dentro la scuola, nel senso che l'insegnante che adesso ha a che fare con case difficili o con il ragazzo che ha delle difficoltà di apprendimento, eccetera, e non condivide o forse non si sente in grado, diciamo, di includere dal punto di vista complessivo questo ragazzo, ha una strategia diversa. La bocciatura adesso non sta prendendo piede, nel senso sia una cosa lecita, ma se tu guardi i dati, quello che succede è la promozione senza nessuna sfida, diciamo, culturale o didattica al ragazzo in questione. Cioè dire il 6, diciamo, che sarebbe sbagliato dire un 6 politico perché in politica non c'è niente, e il 6 semplicemente perché io non sono capace. Vabbè, però se non sei capace, insegnare è meglio che lo spiegando il meccanismo, diverso, nel senso, arrivare a questa idea qua, l'insegnante, diciamo, non democratico, comunque, che magari non si può rispettare, diciamo, non si pone in discussione, di dire va bene, risolvo il problema in questo modo qua. E questa, se vuoi, diciamo, è un altro modo, diciamo, di aggirare il dettato costituzionale, capisci? Offrire falsamente, diciamo, una via di uscita, ma che in verità poi è semplicemente il fatto di dire io questo non me ne occupo, gli do 6 così non c'è genitori che mi aspettano sotto, no, magari, o comunque non ho la scuola che può creare dei problemi, non ho i colleghi che possono mettere in discussione, eccetera, no? E una strategia un po' diversa di quello che secondo me è passato, diciamo, in questi ultimi. Certo, ma siamo d'accordo su questo, però io insisto, se tu fai in questo modo significa che non sai insegnare. Se non sai insegnare è meglio che promuovi piuttosto che bocci, cioè nel senso che no, è chiaro che rimane il problema, ma almeno non crei un problema a quel poveraccio che c'è davanti, nel senso che se pensi non capace, perché la devi magari dove il ragazzo. No, io lo so che questa è la provoca, però per rottare scatole, di sentire, cioè, come dire, no? Attenzione, il problema qua non è difendere la bocciatura, attenzione, qua l'idea è quella di difendere una scuola di qualità per tutti. Anzi, la qualità per tutti, ma chi lo fa la scuola di qualità se non le persone che ci lavorano dentro? Insomma, quindi no? bisogna avere presente qual è, diciamo, il vero nemico. Il vero nemico è la formazione degli insegnanti, probabilmente. È il reclutamento. I veri nemici sono tanti e stanno. Cioè, stamattina, forse il vero nemico è davvero l'università. Stamattina stavo al corso per assistenti sociali, che a Genova ho scoperto oggi stare dentro giurisprudenza, e ragazzi che diventeranno assistenti sociali non fanno neanche un esame di storia. Come fai a occuparti di fenomeni sociali se non hai neanche. No? Allora forse è chiaro che il problema è purtroppo nella testa, non è nella base. Però su questo noi possiamo. È nella base e nella testa. Sì, è nella testa. Però sì, secondo me la formazione è un problema serissimo. Però, capito, cioè, di fronte a una opzione insegnante che non è in grado di gestire la differenza dentro una classe, meglio che boccia, meglio che non boccia. No, ma non è quello il tema, no? Diciamo. È chiaro che non è quello il tema. È che sottrae, diciamo, una possibilità enorme a. Lo so, ma mica è colpa del ragazzo. No, perché appunto questi sono tutti
tutti i discorsi che si possono ovviamente piegare a tutti i modi, insomma, però sono poi quelli che si usano per dire c'è un eccesso per esempio di diagnosi, no? Dentro le scuole c'è un eccesso di, per non avere problemi, i genitori, gli insegnanti promuovono tutti, è così. Però in fondo appunto siete, insomma, in gran parte sarete anche insegnanti, sapete benissimo che cosa succede in classe, quindi è molto difficile che un insegnante, insomma, ce ne sono centinaia di migliaia in Italia, perché poi sui giornali si parla soltanto dei casi, no? Così, ma tutte le mattine dentro le scuole italiane entrano migliaia di ragazzi e migliaia di insegnanti che ne escono vivi tutti i giorni e vanno avanti e fanno tutto il percorso scolastico e sono anche felici. E anche se stanno in condizioni materiali così difficili, la scuola è appunto sempre meglio non starsene a casa. Come dice un ragazzino intervistato, un bellissimo documentario di una scuola media di periferia di Roma che si chiama Basileus, c'è questo ragazzino la mattina non si sveglia, la notte gioca alle 4 con i videogiochi, la mattina va a scuola e il professore gli dice ma perché non senti la sveglia? Lui dice perché io sto sveglio tutta la notte e non la sento. L'insegnante non gli domanda, ma l'insegnante gli domanda, ma tu preferisci stare a casa o venire a scuola? E lui dice, ma io preferisco venire a scuola, perché almeno a scuola sto con voi, se no a casa sono da solo e mi annoio, no? Allora, la scuola è questo, è anche questo. Per cui, insomma, bisogna, secondo me, prendere tutti questi discorsi e analizzarli da tutti, no? I loro punti di vista, perché sennò si rischia veramente di creare un discorso che è quello che dice si promuovono tutti, perché gli insegnanti hanno paura dei genitori, o del dirigente, o così, insomma non è vero, penso. Non lo so, noi non bocciamo niente. Vabbè, cioè, noi non bocciamo niente. Devo dire che ogni tanto effettivamente comunque poi ci poniamo sempre il problema, il discorso è che non avviene, della bocciatura non hai mai la palla, la sfera di cristallo, quindi non riesci mai a dire se, come se, sì, se no, se sì. Come diceva lettera una professoressa, bocciare è come sparare in un cespuglio, può essere un ragazzo o un allievo, lo vedi solo quando è morto. E quindi insomma meglio non sparare. Oh, io devo dire che anche nella scuola come dire predominante ho visto anche situazioni dove in realtà invece poi lo sparare ha avuto un successo, ma è talmente nel senso che è finito in una classe dove c'erano degli insegnanti che erano semplicemente un meglio e ha trovato una. Però voglio dire, è talmente aleatorio e così che non. È difficile passare da un metodo, no? Cioè, un colpo di fortuna. Io penso che il problema reale sia quello che ha detto il mio collega, cioè della bocciatura della persona. E cioè il tentativo di una scuola di promuovere, superando tutti gli ostacoli, le persone, al di là della. Questo è il vero problema della scuola. Io ho iniziato molto presto, insegnante, sono molto vecchio, nel 78 se tu venivi nella mia scuola bocciavano tutti Giovanni e Antonio perché era tutta gente che veniva dal sud. Poi dopo si è cominciato a bocciare gli stranieri, guardare nelle liste, tutti Mohammed eccetera, erano sempre loro bocciati. Poi a un certo punto è successo quello che ha detto il mio collega, non si è più bocciato. Nel senso che a un certo punto la bocciatura era reale, cioè queste persone rimanevano ignoranti, nessuno li trattava più, rimanevano abbandonati nei banchi e si è andato avanti. E questo è il reale problema della scuola, che non è legato alla singola insegnante, certo, ma è la struttura della scuola che vuole questo, a cui dobbiamo cercare di opporci, laddove c'è un pensiero. Credo che sia questo il mio finale di vita, carriera scolastica. Dopo 40 anni mi accorgo che il potere purtroppo è sempre davanti, riesce sempre a piacere, riesce sempre a rendere inutile quello che tu fai. D'altra parte, mi ha detto anche Baldacci l'altra volta che
credo che non ci resta che resistere dove possiamo resistere, cercando di mantenere fermi dei concetti base come quello dell'inclusione, come quello della formazione. E a me fa molto piacere che tu sia qui, al di là delle idee che ognuno ha, per avere questo posto fisico dove discutere, perché ci vengono tolti i posti fisici dove discutere, perché si discute, come dicevi tu, su Facebook, che non è un posto fisico, questo è il posto fisico dove discutere, questo è un posto dove mettere in discussione le nostre idee, che siano le tue, possiamo essere d'accordo, ma qui si sta facendo veramente una sola. Sì, no, sono d'accordo, non sono d'accordo sul fatto che la responsabilità della scuola come sistema e non degli insegnanti come individui, però insomma, cioè, sì, è un discorso grande, quando sono entrato il 90% erano donne, mogli professionisti in cui francamente l'interesse per la scuola, l'interesse per l'insegnamento era zero. Non è oggi quindi? No, no, è molto vecchio, ci sono, adesso molto, meglio direi assolutamente. No, veramente, se anche se poi il potere è riuscito anche qui a piacerci, lo so, però noi abbiamo quando entriamo in classe ci siamo noi, non c'è bisogna parlare di imbarazzo, bisognerebbe parlare di un sacco di sì, però insomma io credo che è come, non lo so, come dire che l'eroina è stata immessa dalla scia, cioè non lo so io perché ormai vedo queste cose, queste storie in parallelo. Cioè io credo che l'assunzione di responsabilità sia un bel punto di partenza individuale rispetto poi al discorso sui macrosistemi che va fatto sicuramente, ma che in certi frangenti non ci aiuta a capire perché certe cose rimangono uguali e certe altre no. Cioè mi sembra più utile partire appunto dalla presenza dentro una classe piuttosto che dire appunto è il potere o il neoliberismo, cioè comunque in classe c'entro io, Vanessa, con quei ragazzi davanti a me, e quello che succede in classe è la porta di chiusa. Il problema è che se fosse richiesto con precisione un compito, il problema è che è questo che viene richiesto. Poi sono d'accordo con te sulla presenza che condiziona, tanto è vero che qui ci sono botte furibonde sulla presenza di tutor, ad esempio per gli alunni, no? Assolutamente, per esempio, sono contrario, perché chi capita a me è uno sfigato della vita, vede Sara è un fortunato della vita, no? Quindi vuol dire, creiamo delle situazioni, però non è soltanto un'assunzione di responsabilità individuale, no, certo. È purtroppo un'assunzione del sistema. Certo. Il sistema. Il problema, come dici te, è che nell'individuo in questo momento non c'è mai analisi di quello che stai costruendo, di questo che stai facendo. Sì, certo. Questo non solo nella scuola, ma in tanti altri settori. Cioè, no, assolutamente, certo. Però appunto allora nel momento di dubbio, visto che non c'è un progetto collettivo, visto che non c'è una visione di insieme, visto che non c'è un dove andare, meglio non bocciare. Cioè, per non sapere né leggere né scrivere, meglio dire vabbè, almeno non facciamo danni su di loro, poi noi ci ragioniamo, prendiamoci un po' di tempo, capiamo che cosa dobbiamo fare come adulti. Io ti direi invece un'altra cosa, meglio stare a scuola tanto. Sì, e stare a scuola tanto. Cioè Dominani diceva tre soluzioni, più scuola per tutti, a risvogliarli, dargli uno scopo e non bocciare nella scuola dell'opera. Cioè, grazie mille. Grazie.